Rammarico per la manifestazione all'interno del Tribunale di Milano. Il Presidente della Repubblica, dopo aver ricevuto i vertici del Popolo delle Libertà, ha espresso tutta la sua preoccupazione per lo scontro politico-giudiziario intorno a Silvio Berlusconi. Napolitano, nel fare appello al comune senso di responsabilità, ha convocato anche il CSM, di cui è Presidente. Ma la vicenda Berlusconi rischia di diventare comunque esplosiva. Basta cautele, vogliono arrestarmi, sarebbe stato lo sfogo del Cavaliere dall'ospedale San Raffaele. Cavaliere che mai come questa volta vede all'orizzonte scenari drammatici, carcere compreso. È meglio che si dia la latitanza, come Craxi, scrive Beppe Grillo, che tuttavia deve anche difendersi dal pressing del Partito Democratico, impegnato nel tentativo di trovare un accordo per formare il governo. Oggi si è svolto il primo faccia a faccia tra rappresentanti del PD e dei grillini, i quali hanno ribadito il no ad un esecutivo Bersani. Ma all'interno del PD cresce la contrapposizione sul tema del finanziamento ai partiti. Siamo pronti a rivederlo, promette Bersani. No, va totalmente abolito, ribatte il sindaco di Firenze, Renzi.